Un carissimo saluto a tutte le autorità presenti, civili, militari, che sono la rappresentanza della società civile della nostra comunità di Arezzo e grazie anche alle associazioni presenti. Ed è il segno di una partecipazione oggi a questo anniversario degli 80 anni dalla liberazione di Arezzo. Un passaggio che ancora in anni dolorosi e sappiamo bene segnati ancora dalla violenza, dalla morte, dalle stragi dovute alla guerra e alla violenza nazifascista, nello stesso tempo la liberazione segna un passo verso la libertà e verso la pace. E allora oggi vogliamo riconoscere, celebrare questo dono raggiunto e ricostruito, che è il dono della pace e di una riconciliazione nella comunità civile. Ci illumina a cogliere due passaggi, due sottolineature, la parola di Dio che abbiamo ascoltato. Sono due parole collocate entrambe in un contesto segnato da violenza e da pericolo. La prima lettura del profeta Isaia ci presenta una scena di guerra, una scena nella quale Israele si vede messo in pericolo e attaccato. Ed emerge la figura del profeta Isaia che è mandato per testimoniare al popolo Israele che Dio non abbandona il suo popolo e nello stesso tempo che attraverso la presenza di Dio che è sicurezza nel popolo, Dio cerca la strada della pace. Dio annuncia la pace. Ecco, il profeta è mandato per testimoniare la pace, per reclamare la pace. Credo che sia una figura significativa questa che ci ricorda che nel mondo di allora, 80 anni fa, come nel mondo di oggi, c'è bisogno di profeti che parlino di pace, che cerchino la pace, che credano nella pace. E la pace si costruisce grazie a testimoni, profeti, operatori di riconciliazione, di pace, di ricostruzione. Allora vogliamo fare memoria di tutti coloro che 80 anni fa sono stati testimoni e costruttori di pace. E insieme vogliamo raccogliere oggi il monito di sentirci noi sentinelle della pace nel mondo di oggi, a partire anche dalla nostra comunità, dalla nostra società che noi viviamo. Il tema della pace, mi pare, possiamo ritrovarlo anche nella pagina di Vangelo, dove troviamo una parola severa e di condanna di Gesù nei confronti delle città Corazin e Bezzaida, perché alle parole e agli inviti di conversione non hanno cambiato vita. Allora la parola di Gesù è quella di chi annuncia che non accogliendo una parola di riconciliazione si muore, la città finisce. Ecco, può accadere, ci dice il Vangelo, che le parole e i richiami alla pace rimangano inascoltati. Si può parlare di pace e nello stesso tempo si può costruire la guerra. Si può parlare di pace e di fraternità e nello stesso tempo si possono cercare e diffondere le armi. Ecco, il Vangelo ci mette in guardia dicendoci che non dobbiamo disperdere le parole che cercano la pace, i testimoni che costruiscono la pace e sentirci noi oggi sentinelle e costruttori di riconciliazione e di pace. Se non lo siamo noi oggi, cioè se non si converte il cuore di tutti noi nel cercare la pace, la città muore, ci dice il Vangelo. E sappiamo che oggi in tante parti della terra, basti ricordare Gaza, l'Ucraina e altri luoghi del nostro pianeta, sono segnati da una violenza e da una guerra che ci chiede di diventare cercatori di pace, testimoni di riconciliazione e di fraternità, quasi ricordandoci che la pace non è un dono acquisito per sempre. La pace è qualcosa che si può perdere, che si può distruggere con piccoli passi e soprattutto in una logica di escalation della violenza. Ecco, oggi la parola di Dio
a 80 anni dalla liberazione, mi sembra ci mette in guardia e ci dica attenzione a non perdere il grande dono della pace. E per non perderlo siamo chiamati a diventare profeti di pace, costruttori di riconciliazione. Ci sostenga la memoria di questi 80 anni dalla liberazione.